Buongiorno a tutti e bentrovati con la rassegna stampa di Molise TV. Prima di andare a dare uno sguardo alle testate locali e nazionali, questa mattina vi proponiamo l'approfondimento politico. L'evidente interesse suscitato dalla trasmissione serale della nostra neonata emittente Aspettando Verità, oltre ad aver avuto un largo seguito di audience, non sta mancando di scatenare anche reazioni negli ambienti della politica regionale. La messa in onda dell'intervista integrale a noi rilasciata dal presidente della regione Michele Iorio sembra aver messo a nudo anche qualche difficoltà nei rapporti tra lo stesso Iorio e l'assessore alla programmazione Gianfranco Vitagliano. Ma guardiamo insieme il servizio. Penso altra amarezza, ma non più di tanto, qui con l'assessore Gianfranco Vitagliano, perché lei insomma lo ha avuto da sempre, da ingegnere lo ha fatto ministro dell'economia, quindi già questo insomma un bravo passaggio di fiducia e di No, ma con condivisione. Vitagliano c'è un discorso un po' particolare, un po' diverso, perché io collaboro con lui, lui collabora con me per la verità, e in maniera leale giorno per giorno, tutti i giorni, oggi compreso, insomma, quindi Però poi quando esce per qualche strada affermazione dice. che ha fatto non l'ho condivisa, gliel'ho detto, e probabilmente si sta verificando anche il fatto che diventa un po' un punto aggregante per chi contesta il mio ruolo politico e il mio governo, perché anche questo può essere un fenomeno molto artefatto più dall'esterno volutamente che nei fatti. Però non è un tipo che si fa coinvolgere così, non è, diciamo, l'ultimo di bottega, un bambino di 15 anni. Proprio per questo ritengo che se lui ha continuato a dimostrare, diciamo, coerenza, condivisione e continua ad operare nel mio governo, non è una persona che possa poi sedere su due tavoli diversi. Mi sembra Forse aspetta il 16 ottobre. strano. Non solo Non lo lui, so, sono tanti quelli che forse. aspettano il 16 ottobre, chi per una ragione e chi per un'altra. Su questa dichiarazione così esplicita e sulla difficoltà di una tranquilla convivenza tra i protagonisti di questa vicenda non sembrano poter sussistere dubbi. Se poi ciò che Iorio dichiara non può risultare gradito alla persona che ne è destinataria, questo non è affar nostro. Affar nostro è invece sapere che la verità che promettiamo nel titolo del nostro programma serale non è e non sarà mai un accessorio, ma una ricerca forte e costante. Un impegno che auspichiamo faccia crescere il nostro ascolto e il gradimento che ci viene giornalmente testimoniato. Ed ora proseguiamo con la rassegna stampa. Oggi, martedì 11 settembre, andiamo a dare uno sguardo alle prime pagine dei quotidiani locali. Iniziamo dal quotidiano del Molise. Riaprono le scuole, ma a Campobasso la campanella suona per pochi. Nel capoluogo si torna fra i banchi solo allo scientifico, artistico, agrario e cuoco. Lezioni regolari nel resto della regione e messaggio augurale d'inizio anno del governatore Iorio. Economia, rilancio del Molise, il PD guarda all'Europa, politica, l'UDC si rafforza in consiglio con Marinelli, Basso Molise, digitale terrestre, il flop del segnale. Isernia, shopping con le auto blu, aperta un'inchiesta. La cronaca, attimi di terrore nelle campagne di Tavena, trattore si ribalta e le gambe restano incastrate sotto il mezzo. Sanità ex cattolica, i lavoratori rifiutano la cassa integrazione. Bimbo cade dalla bici, è grave. Lo sport, Lega Pro in Bimbo bacchetta la squadra, non si perde così. Podismo, tante novità per la 29esima Tappino Altilia. Ed ora passiamo alle pagine interne, alle prime pagine interne del quotidiano del Molise. Casini fa acquisti Marinelli con l'UDC. Il passaggio nel gruppo regionale concordato direttamente con il presidente del partito. Fondazione. I lavoratori rifiutano la cassa integrazione. Sale la tensione dopo l'assemblea di ieri. I 49 infermieri in esubero insorgono e lanciano l'ultimatum ai sindacati. Se non si trovano soluzioni alternative, proclamiamo lo sciopero.
Vertenza ATM, oggi la conferenza stampa, le confederazioni vogliamo più impegno da parte della giunta. Digitale Di Pietro, in Molise non è garantita l'informazione. L'onorevole alla sessione plenaria Energia Patriciello, l'Europa lavora per l'approvvigionamento sicuro. La terza pagina, riforma statuto e legge elettorale, la maggioranza stringe i tempi. Oggi riunione in giunta, venerdì il dibattito pubblico organizzato dal PDL. Il Sud utilizzi le chance offerte dall'Unione Europea, l'europarlamentare Andrea Cozzolino a confronto con il partenariato economico e sociale. Sull'alleanza con l'UDC basta con i partiti personali, occorre un patto di legislatura. Bisogna ripartire dall'Europa, il PD verso la conferenza programmatica per dare una svolta anche al Molise. E poi questione meridionale, la sfida ritorna alla Torre Bregantini a confronto. Sono stati ospiti del convegno dei democratici. E ora andiamo a guardare in forma Molise il quotidiano online che apre con Iorio Romano, frattura Di Pietro, i poteri forti alle grandi manovre. Poi una notizia che ci riguarda, Vitaliano smentisce, Iorio non ce l'ha con me. Nel corso di un'ampia e articolata intervista rilasciata alla nuova televisione Molise TV, intervista condotta da Federico Mandato, il presidente della regione Michele Iorio si è espresso in modo esplicito per la prima volta sul caso Vitaliano. Ancora occhio che uccide, la rubrica di Bartolomeo, il gran casino delle scuole chiuse a Campobasso, e poi ancora l'occhio che uccide, Vitaliano muto come un pollo. Isernia, operazione antibracconaggio della polizia provinciale. Quale futuro stanno disegnando i nostri amministratori per i 28 lavoratori dello zuccherificio del Molise? Questa è l'interrogazione di Laura Frattura. Poi primo piano Molise, ancora il mondo della scuola in apertura, si torna a scuola ma non a Campobasso, stamane suona la campanella in Molise, nel capoluogo aprono i cancelli solo 4 istituti. Di Bartolomeo però assicura che l'ex casa dello studente è pronta. Il 20 accoglierà gli alunni del CEP. Campobasso, i 45 dipendenti della General Service incrociano le braccia, non percepiscono lo stipendio da 2 mesi. Termoli, zuccherificio, presidio davanti alla regione, ore decisive per il futuro delle 28 unità in esubero. Agnone cade dalla bici, bimbo di 10 anni in prognosi riservata, è stato trasferito a Pescara in elicottero. Trivento, anziano arriva in ospedale e in fin di vita è giallo, il 74enne da ieri pomeriggio è in rianimazione al Cardarelli, ha ferite all'addome e ai polsi, i medici sperano di salvarlo. Ultima ora, si allaga il sottopiano forni, vigili del fuoco al lavoro in Fiat. Poi le notizie dell'Abruzzo, vasto, con la picco una barca a naufrago salvo per miracolo. Lanciano, il vice sindaco chiede la testa del manager dell'ASL. La querela tra le province, De Matteis replica a Sorbo, dimettermi non se ne parla, sono stato eletto legittimamente, perciò vado avanti. Lo sport, Lega Pro, il Lupo sceglie il portiere tra Menegatti e Zanier. Serie Win, lanciano calcio spumeggiante anche se manca ancora la vittoria. Ora andiamo a dare uno sguardo alle pagine interne, la seconda pagina che riprende la questione del digitale terrestre. Digitale Di Pietro interroga Passera, bisogna capire perché non funziona. Il leader dell'IDV, il Molise, è tra le regioni più penalizzate. Vertenza ATM, i sindacati, cassa integrazione congelata fino alla gara d'appalto, e la richiesta all'assessore Velardi, che ha ascoltato anche le ragioni dell'azienda. L'istruzione è l'arma più forte per cambiare il mondo. Questo è il messaggio di Iorio per il primo giorno di scuola. Appello di Rifondazione, un comitato unitario per l'articolo 18 anche da noi.
Pagina 3, il dibattito, lavoro e rete sociale, la ricetta del PD per il Sud. L'Eva va recuperata l'idea di futuro al convegno La Torre e Bregantini. L'incontro con le parti sociali, Cozzolino torna in regione e rilancia l'allarme per i fondi europei non spesi, su questo va giudicato un governatore. Ora spostiamoci alla pagina del Molise, del quotidiano Il Tempo, che apre ancora con il mondo della scuola, sicurezza scolastica, se ne parla in prefettura. Oggi studenti sui banchi tranne che a Campobasso. Il sindaco, se non arriva alla proroga mi dimetto. Ladri in azione a Palata, il furto dei pannelli fotovoltaici, sventato il furto di 200 pannelli fotovoltaici. La questione della Fondovalle Rivolo a Campobasso, lavori fermi aspettando il bilancio del comune, la mancata approvazione dello strumento economico impedisce di bandire la gara d'appalto, a disposizione ci sono 220.000 euro della regione. Ed ora la seconda pagina, sempre del Tempo Molise, la cronaca. Bracconieri scatenati con le trappole per anatre, sequestrati a Venafro e a Sesto Campano, due gabbie enormi per catturare, germani reali. Capra cotta, studiosi a convegno sugli usi civici, Isernia, scienze investigative al via il corso. La provincia si oppone alla centrale Turbogas a Presenzano, in agitazione. Il personale degli uffici postali a Campobasso, l'allarme a rischio 14 uffici del giudice di pace. Per evitare la chiusura di Laura Frattura propone di utilizzare il personale delle comunità montane. E poi la Gazzetta del Molise, la provincia, iPad e iPag. E rimanda al servizio nelle pagine interne. La regione, oggi si riaprono le scuole. Iorio, da questa venga un messaggio coraggioso. Politica, le politiche alle porte fanno salire le tensioni nel centrodestra. Poi l'economia, zuccherificio, c'è chi perde il lavoro e chi continua a prendere stipendi d'oro. L'Oscar del giorno a Michele Iorio, il tapiro invece del giorno va a Gianluca Cefaratti. Le pagine interne sempre della Gazzetta Molise, l'intervista, piano sanitario da Immo, servono decisioni condivise, il commissario dialoghi col Consiglio. A pagina 3, il suono della prima campanella, oggi si torna sui banchi in un momento difficile soprattutto per i giovani. Il caso a Campobasso, ancora buona parte dei plessi chiusi dopo la decisione del sindaco. I problemi, la contrazione della popolazione scolastica ha ridotto insegnanti e ausiliari. E poi ancora il messaggio del presidente Michele Iorio, dalla scuola un coraggioso messaggio di fiducia. Spostiamoci ora al quotidiano I Fatti del Nuovo Molise, biomasse, SEL chiede una moratoria. Il coordinatore regionale Candido Paglione indica un percorso per poter tutelare il Matese dall'installazione di nuovi impianti. Nostra Signora della TV. E poi vertenza SMI di Mafalda, IDV è pronto a collaborare a fianco dei lavoratori. Isernia fa venire i brividi, la seconda rata dell'IMU. Ancora il mondo della scuola, oggi risuonerà la campanella ma non per tutti nella nostra regione. Il caso Campobasso con la scelta del sindaco di garantire la sicurezza. Editoria in Molise, come gli struzzi, la crisi che nessuno vuol vedere. Il settore è in forte difficoltà con un diffuso lavoro nero. E con I Fatti del Nuovo Molise chiudiamo la parte dedicata ai quotidiani locali e spostiamoci invece ai quotidiani nazionali, alle testate nazionali a partire dal Corriere della Sera. In apertura Alcoa, spiragli dopo gli scontri, l'Istat, PIL giù del 2,6%, il Premier crescita dal 2013. Feriti a Roma, Passera, rallentare la chiusura per dar tempo alla trattativa, la CGIL, ci pensi Monti.
Ed ora passiamo alla stampa di Torino, ancora dedica la stessa apertura all'Alcoa dopo gli scontri in attesa. Gli operai assediano il Ministero, 20 feriti. Sindacati, un tavolo a Palazzo Chigi, stretta di passera sugli acquirenti. C'è il mio impegno, la chiusura slitta di un mese. La crescita frena ancora, PIL a meno 2,6%, giù i consumi. Monti, l'austerity si allenterà, torneremo in positivo nel 2013. E passiamo ora alla Repubblica, ancora stessa apertura, Alcoa esplode la rabbia operaia, corteo e scontri a Roma, contestato Fassina, il PIL cala del 2,6%, il ministro dello sviluppo si corregge, ma è pensato che la soluzione è impossibile. Poi l'annuncio, ci sono le condizioni per riavviare l'impianto. E ora spostiamoci invece a Libero, il quotidiano Libero. PIL meno 2,6%, consumi meno 3,5%, qui finisce male. L'economia peggiora ogni giorno, eppure la cassa dirigente traffica per un Monti bis e usa i suoi media per convincerci che è il salvatore, ma presto gli italiani ingannati e bastonati si ribelleranno. Il giornale invece, vieni avanti Bersani, perché Berlusconi tace. Ogni giorno una polemica fratricida insanguina la sinistra. Il PDL fa bene a non muovere un dito, si scanneranno tra loro e anche Montezemolo liquida Casini. Un fritto misto indigesto. Ora l'economia, il settore dell'economia con il Sole 24 Ore di Confindustria. Gelata sulla ripresa, PIL a meno 2,6%, Monti la crescita nel 2013, Grilli niente manovre aggiuntive, non useremo lo scudo. Istat rivede al ribasso le stime del secondo trimestre 2012, colpiti tutti i settori, la spesa delle famiglie cala del 3,5%, gli investimenti del 3,1%. Ora la pagina sportiva con il Corriere dello Sport, Juve sì, Conte no. Italia caccia di gol, Prandelli con Malta punta sul tandem giallo-rosso Svaldo destro. E via li attacca Zeman, è un gran paraculo, Ibrahimovic tartassato dal fisco, l'aliquota sale al 75%. Il Napoli blinda anche De Sanctis a Campagnaro, sì a Boateng, c'è cioè il Milan, gli affida il ruolo di leader, Inter in Europa è la squadra più sudamericana, incredibile Cesena, Campedelli, Silura, il fratello c'è Bisoli. E per la rassegna stampa è tutto, io adesso però vi lascio ad una parte del programma Aspettando Verità, andato in onda ieri sera, che ha avuto come ospite il senatore del gruppo misto a Palazzo Madama, Giuseppe Astore, che è stato intervistato dal direttore della testata Pietro Eremita e dal nostro editore Federico Mandato. Guardiamo insieme. Parlare anche un po' di questo, su quella che è la realtà dei comuni colpiti dal terremoto, oramai a 10 anni da questo evento Oggi ci così accorgiamo drammatico. che è stato Come sono allargato il andate le cratere. cose? Come sono andate le Ma cose, oggi, senatore ma Astore? scusate, voi, ecco perché io voglio che ci sia un dibattito, ci si guardi negli occhi. Ma vi ricordate? Allora, due cose voglio dire. Vi ricordate quando io feci il pazzo contro l'allargamento del cratere? Ricordate questo. L'unico. Adesso stanno tutti addosso a Michele Iori. Gli hanno chiesto parecchi degli avversari, gli hanno chiesto a Iori di allargare il cratere. Va bene? Non per Sotto le difendere tende, io lo nessuno. ricordo benissimo. Oh, Sotto le ricordo, si tende. ricorda le pagine intere di giornale. Assolutamente sì. Oh, una cosa devo dire sulla ricostruzione. È chiaro che Iori ha utilizzato la ricostruzione per una grandissima operazione di clientele. Non ha capito che la ricostruzione e 14 comuni del cratere non hanno capito che andava dato un esempio di rinascita economica e urbanistica. Abbiamo fatto solo le case d'oro, bene, in alcune parti adesso si completeranno,
Volto Ma totalmente mutato al paese. Perché non chiama i sindaci e si fa dare gli abitanti del cratere nel 2002 e nel 2012, dopo 10 anni? Meno della metà. Allora, scusa, il problema qual è? Fare un piano di sviluppo economico. Ecco perché l'articolo 15, anche io tuonai allora che andavo ipotizzato l'articolo 15 per il cratere, magari senza prendere i soldi alle altre parti del Molise. Dare un esempio in Italia, come in un'area interna di 14 comuni si poteva ipotizzare una rinascita dell'economia locale, no? Un potenziamento dei posti di lavoro creati in loco. Questo è stato il fallimento. Si era parlato anche dei consorziare alcuni comuni per accedere a ulteriori possibilità. Questo è stato il fallimento della ricostruzione. Ricostruzione l'abbiamo fatta a San Giuliano, dono. San Giuliano, anzi, si è superato ogni limite nel spendere soldi e così via. Ma che cosa è successo? Perché abbiamo il concetto della spesa pubblica, perché dobbiamo fare pali, perché dobbiamo fare muri di cemento, perché dobbiamo portare i soldi a Montenegro, dobbiamo portare i soldi a Boiano e così via. Andava fatta questa rinascita del nostro Molise, di quella parte del Molise. Questo è stato un fallimento. Nel suo comune Casacalenda, tale qua, uno dei comuni che più danneggiati, credo che sia uno dei comuni che ha perso più abitanti, per essere chiaro. Un'ultimissima cosa per quanto riguarda la vicenda terremoto, sempre se poi il collega Mandato non ha ulteriori domande da porre. C'è un problema in particolare avvertito proprio a San Giuliano, il suo comune di origine, di una disgregazione sociale molto marcata. Io ci abito a San Giuliano. No, sì, di origine e anche di residenza. Ci che succede a San Giuliano? Perché questa popolazione non riesce a ritrovare un modo sta? Comune allora, di dopo vivere? La grande ricostruzione, la rincorsa, diciamo, alla Casa Bella e così via, perché è pure giusto e naturale farle queste cose, aver ottenuto da parte di, dimenticano tutti che io e Di Pietro allora, ma soprattutto Di Pietro, bisogna riconoscere, mandò 300 milioni su sollecitazione del sottoscritto, di riunione a Roma e così via, si è pensato solo a questo aspetto, invece andava, adesso mi pare che in questi giorni si comincia a curare quello che è l'aspetto della divisione della popolazione. Questa rincorsa al benessere, questa rincorsa a stare bene, questa rincorsa ha prodotto una divisione della popolazione e poi la tragedia chiaramente divide, no? Lo stesso fatto che qualcuno si è salvato ed altri sono morti, naturalmente porta a, no, a dire perché a me sì e agli altri no. Allora, quest'opera di riconciliazione dopo i disastri non è stata fatta. Questa è la divisione che noi abbiamo. Chi può farla quest'opera secondo Io credo me? Che la possa fare prima di tutto il comune, la chiesa, la regione, lo Stato stesso tramite certamente una figura terza che possa servizi. Mediare assolutamente questo. Sì. Io credo che vada a fare e non aspettare che questi che questo diciamo ambrason nu si celebrerà fra un secolo come dice qualcuno, che devono passare a 3 o 4 generazioni. Dobbiamo lavorare affinché si ricrea quella meravigliosa comunità che c'era, tutti noto, era invidiata questa comunità. Senatore, tra l'altro, io ricordo bene, questo è il decennale, sua moglie proprio insegnava in quella scuola, quindi ha toccato veramente da vicino. È stata una grazia perché, ma del resto mia moglie ha ancora problemi, ha ancora conseguenze psicologiche, pur essendo salvata, cioè una... Perché aveva libera, il giorno libero quel giorno, cioè un processo di colpa perché 9 dei suoi alunni sono morti, sono fenomeni che cambiano, anche cioè. Da comprendere e così via, perché io ero fuori, non stavo con i miei colleghi, cioè, sono fenomeni seri, molto insomma, personale, non si, certo. Che solo i superficiali possono. E dopo aspettando verità, guardiamo insieme le previsioni del tempo per oggi. Il meteo è offerto da esperienza, professionalità, affidabilità. Accademia Britannica ed International House sono il riferimento nazionale ed internazionale nel campo dell'insegnamento delle lingue straniere e delle vacanze studio in Italia e all'estero.
L'area anticiclonica perde gradualmente energia sul sud-est, lasciando spazio ad infiltrazioni di aria più instabile. Ampie schiarite al mattino, seguite al pomeriggio da addensamenti in sviluppo sulla dorsale appenninica, con rischio di acquazzoni o brevi temporali, in rapida attenuazione entro la prima serata. Maggiori schiarite lungo i litorali, temperature senza particolari variazioni, mari quasi calmi o poco mossi. Passiamo ora alle temperature. Campobasso, minima 17, massima 27 gradi. Isernia, minima 16, massima 29. Termoli, minima 20, massima 27. Il meteo è stato offerto da esperienza, professionalità, affidabilità. Accademia Britannica ed International House sono il riferimento nazionale ed internazionale nel campo dell'insegnamento delle lingue straniere e delle vacanze studio in Italia e all'estero. Con il meteo la nostra rassegna stampa termina qui, io vi do appuntamento alla prima edizione del nostro TG alle 13:50 e vi auguro una buona giornata.